Bentornati ragazzi, siamo ancora qui in Alien Isolation. Nell'ultimo episodio abbiamo attivato il generatore, diciamo così, di emergenza e se non sbaglio qui avevamo visto un po' tutto che dovrebbe aprirci, sì, abbiamo letto tutto, dovrebbe aprirci alcune porte. Ce n'era una con codice più altre due, se non sbaglio, nel piano inferiore e una qui alle nostre spalle, anche se vedo a dire la verità che sembra essere ancora tutto spento. Oltretutto, non vedo una qualche luce, qualcosa che mi dica che la corrente è tornata. Vedete, è ancora tutto spento, tutto buio. E vediamo se però è cambiato qualcosa perché sembra abbastanza strano. Allora, qui sulla mappa, le porte ce le segna ancora in rosso, presumo quindi inaccessibili. Ricordavo bene, ce n'è una con codice e due, diciamo così, chiuse, semplicemente chiuse, disattivate a causa della corrente che non c'è. Non vorrei che io debba azionare qualcosa qui a questo punto, perché vedo dei cavi staccati. Ma mi sembra abbastanza strano, già che ci siamo più che altro bloccati subito, fin da subito. Cosa sto premendo? Non so cosa. Qui a me non sembra essere successo nulla. Questo episodio mi sento un po' più calmo perché so, ho preso un po' confidenza con questa stanza, diciamo così, quindi mi sembra che sia familiare. Qui mi dice ripristina la corrente, ma io l'ho fatto. A meno che, forse salvando, vediamo un attimo. Eh no, non mi fa più interagire con l'interruttore. No. Non vorrei che salvando, forse poi si è buggato o qualcosa. Vediamo un attimo qui, se ci dà qualche info. E vabbè, questa ci dice che ha spostato le scorte, ci dava il codice. Questa qui l'avevamo letta. E questa pure l'avevamo ascoltata, e poi non ho capito, avevano trovato una traccia di che cosa. Ripristina la corrente, e questo. Beh, abbiamo letto tutto, ripristina la corrente, noi l'abbiamo fatto oltretutto. E quindi mi sto perdendo io qualcosa, perdonatemi. Allora, noi siamo arrivati qui. Abbiamo una porta alle nostre spalle che è chiusa. Ce ne sono due giù che sono chiuse. Vengo dalla zona sottostante, diciamo così, dove c'era la parte di bagagli, diciamo, stiva di bagagli, chiamiamola come volete. Qui sono già sceso e chiuso, non posso fare nulla, non ci sono oggetti, almeno io non ne ho visti. Di qua oltretutto non posso passare, devo risalire. C'è qualcosa che mi sta sfuggendo, devo per forza di cose fare qualcosa qui. A questo punto collegare, riparare il cavo, non so, con del nastro isolante. Qualcosa. Allora, questa qui si è aperta ora, non, no. Allora, qui c'eravamo già stati, dove io avevo spento la radio perché non si sentiva bene, ora c'era una musica. Non ricordo se nell'altro episodio noi siamo venuti da qua. Perdonatemi. Allora, lì è dove devo andare, no? Trovo un modo per spianare la corrente e la porta. Lui ci dice come obiettivo principale è quello che lampeggia in verde. Poi ci sono delle stanze secondarie, stanzette, forse per prendere qualche materiale. Però la missione vuole che noi andiamo lì. Noi siamo saliti da qua. Io ho spento la radio, sono venuto qui. C'era questa stanza spaventosa. Ho visto che le porte erano chiuse. Qui, com'era il codice? Un attimo, lo dovrei.
dovrei avere da qualche parte. Però comunque la porta è chiusa. Ora non so se dal codice o... Ho spostato le scorte, mancato per un pelo. Dov'era il codice? Qui? Ok. Quindi 0, 3, 4, 0. Ok, facciamo un passo avanti. Quindi qui non ci siamo stati ancora. Dovremmo trovare qualche risorsa, qualcosa, qualche interruttore. Ok. Pezzi di metallo, vabbè, niente di che. Non so se... Qui. Le istruzioni. Ok, forse queste ci dicono come aprire le altre porte. No. Le istruzioni. Come costruire un kit medico. Ok, abbastanza. Abbastanza difficoltoso. Ah, questi sono gli ingredienti, diciamo. Ok. Andiamo qui. Raccoglio, ok. Ok, ora dovremmo, come si faceva, dovremmo avere tutto. Già avevamo tutti iniettori. Ok, lui invece ci vuole un iniettore. Composto A, colla. Composto B, scusate. Ok. Qui non c'è null'altro da fare alla fine. Era poi così importante questa stanza da mettere un codice. So, due fragole, bottiglie di prosecco, qualcosa. Beh, vabbè. Resta il fatto che queste altre due porte siano rimaste chiuse. Non c'è corrente. Poi qui c'è perché continua a fare scintille, però va bene. Saliamo di nuovo verso lo stanzino qui. E lui ci dice ripristina la corrente. Io l'ho fatto. Penso si sia buggato il gioco. Calla. Ok, facciamo il pieno. Riscendo di qua, forse c'è una porta, una botola di quelle. Ragazzi, io non vorrei che si sia buggato il gioco, veramente. Non capisco. Non capisco cosa mi resti da fare. Io ho attivato la corrente. Sono andato anche nella stanza col codice. Attenzione, questo è verde. Qui è da dove siamo già. Ok, qui. Questa era la stanza col codice.
C'è per forza di cose qualcosa da fare qui. Qui è da dove siamo venuti, c'erano le scalette, c'è la radio che stavolta è spenta, non so chi l'abbia riaccesa, ma va bene così. Proviamo a scendere a questo punto, non so che dirvi. Forse c'è qualcosa qui, spero non l'alien perché... Eh no, qui non c'è nulla, vedete, qui è la zona bagagli. Noi siamo saliti. Risaliamo. Oh, mi sfugge qualcosa veramente, ma mi sembra strano che già all'inizio del gioco, dopo nemmeno mezz'ora, io sia così bloccato, cioè così imbranato da non accorgermi. Capito che stiamo medesimando Ripley che già non è una scheggia, però. Devo andare qua. Devo andare per forza qua. Cerca aiuto nel terminal spaziale. Va bene. Obiettivo. Continua a cercare aiuto. Qui siamo arrivi e partenze. Termina l'arrivo e partenza. Ok, quindi il fatto che ci fossero i bagagli, ok? Una stazione di arrivo. Bloccato, vedete dove ci sono le porte rosse. Non so se ricaricare l'ultimo checkpoint o fare qualcosa qui. Ma io veramente sto per impazzire. Allora, torniamo un attimo. Perdonate. Io sono venuto qua. Dovevo attivare il contatore della corrente, quel generatore. Ok, l'abbiamo fatto 3 volte la manovella, ta-ta-ta, premo il tasto verde ed era partito, cioè si era sentito il rumore del generatore che si attivava. Qui non vedo tasti da premere, c'è solo sto benedetto computer. Sul computer entriamo nel terminale. Ci sta. Accesso, partenza, spostate, non c'è nulla di nuovo, nulla di nuovo, nulla da premere, nulla da azionare, non succede nulla. Io vedo ancora tutto spento, qui c'è il salvataggio, va bene così. Qui non vedo tasti da premere, io il contatore, il generatore l'ho attivato, ragazzi. Mi viene da andare a vedere nell'ultimo episodio, altrimenti vedo da qualche video di qualcun altro, perché non si spiega. Accedi al terminale. Cioè, l'unica cosa che mi dà da fare è accedi al terminale o salvare la partita. Però nel terminale ci sono note che abbiamo già letto, quelle delle scorte spostate, il nastro, l'obiettivo, diciamo, attiva il generatore. E l'altra che non ricordo che cos'era, la seconda nota, però vedete, qui il generatore non è attivabile. Non posso fare nulla. Ci siamo già bloccati. Ora, doveva essere un gioco horror. E diventa un gioco che mi sfrantuma i maroni a questo punto. Perché io non so assolutamente che fare. E qui non c'è nulla di cliccabile. C'è solo sto benedetto terminale. Che probabilmente è meglio prendere la sedia e spaccarla nel monitor. E a questo punto... Qui la porta è chiusa, mi dice ripristina la corrente. Siamo venuti da qui, dove sono tre porte, quattro porte, due chiuse e una da cui veniamo e una che era uno stanzino. Ritorniamoci un attimo, questo qui, dove oltre ad accogliere l'iniettore non c'è nulla da fare.
non vedo, c'erano le istruzioni per fare il medikit importanti, ma vedete, non c'è nulla, non c'è nulla. Ritorniamo su. E a questo punto, non so, si ricomincia il livello da capo. Non... Io penso si sia bloccato qualcosa. Poi, magari mi direte voi, no? Eri tu. Hai sbagliato tu. Cos'è sto rumorino? Hai detto ogni tanto. Qui si può fare qualcosa, no? Salvare, inutile salvare, tanto. Anzi, dobbiamo forse cancellare proprio il salvataggio. Scendiamo, ormai ho fatto palese. Per forza, allora, per forza qualcosa dove ci sono sti cavi si deve fare. Dove c'è sto lampadario, questo è finto, sto terminale qui. Non lo so. Non lo so, scrivetemi voi nei commenti, probabilmente lo chiudiamo così l'episodio e poi aspetto una vostra dritta, me la vado a vedere in qualche altro video, in qualche pagina con le soluzioni. Facciamo così, torniamo di nuovo su. A questo punto probabilmente salviamo perché abbiamo preso il medikit, un piccolo progresso c'era. Andiamo qui. Interruttore, generatore attivato. Fammi rivedere sto benedetto terminale qua. Audio. Pubblica. Attenzione. Ecco qua. Ok, delle persone che scappano. Da cosa? Dove poi? C'erano chiuse le porte. Bene, ragazzi, allora io direi che mi dispiace, questo episodio è andato un po' così. Non ho capito cosa sia cambiato rispetto a prima, vi dico la verità, però iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, commentate, ditemi cosa avevo sbagliato. E condividete questo video con gli amici. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.